Buonasera, benvenuti all'edizione flash del TG Trash. Apriamo subito col caso influenza. È salito a 4.126 il numero delle donne colpite dall'influenza suina. Il Ministero della Sanità rassicura, ma nel contempo è scattata l'emergenza nazionale. Vediamo a questo proposito l'intervista che il noto virologo italo-americano Peter Schiaparelli ha rilasciato al nostro inviato. Siamo nello studio di uno specialista per la cura delle malattie epidemiche per sapere qualche notizia in più su questo nuovo virus influenzale. Seguitemi. Un secondo, un attimo che vengo. Giù! Final bra, giù! Buongiorno. Buongiorno, dottor Peter Schiaparelli. Peter Schiaparelli. Schiaparelli, sì. Schiaparelli! Hey girls! Just one moment. Senti, potrebbe dirci qualche cosa in più su questa nuova epidemia? Quali sono i sintomi, per esempio? È una, in pratica abbiamo fatto dei studi alla Hofstra University in America, dove siamo anni luce avanti voi dottori, poveri spiegati italiani, che in pratica è una malattia, una forma, è una cugina dell'influenza suina, ma questa qua è proprio maiala dentro, che si porta da... Politica. Il trans Carmela è stato colto in flagrante mentre cercava di abbordare lungo un noto viale torinese un politico che si prostituiva con alcuni suoi colleghi. Poche ore dopo la smentita del trans Carmela. Non sono mai andata a politici. Trovo che sia una mancanza di rispetto rivolgersi così e negare di usufruire di una professione sfruttata come quella della politica. Beh, per chi non lo conosce, il mestiere più antico del mondo. È stato un ritorno di fiamma a stroncare la giovane vita di Rosario Cannata, un nostro militare di stanza a Chiasso. Vi proponiamo in esclusiva il video shock girato col telefonino del commilitone che era con lui, che versa ora in gravi condizioni. Avvisiamo il gentile pubblico che queste immagini non sono date a persone facilmente suggestionabili. Oh, levati davanti se non vuoi finire male. Io lo dicevo sempre. Non giocare con il fuoco! Lei è l'unico superstite di questa terribile vicenda. Può raccontarci qual è stata la dinamica dei fatti e come si sente? A voi studio. Passiamo ora allo sport. Si è confermato campione del mondo di Grass la stella dell'Original Latin Coast Team, fratello Ricci. In esclusiva dal campo di allenamento il nostro inviato. A te la linea, Roberto. Ma quante ore al giorno ci vogliono per creare un campione di tale levatura? Noi lavoriamo 25 ore al giorno. Riusciamo... 25 ore? Riusciamo a spaccare all'incirca dai 30 ai 50 metri quadri di mattonelle. 30-50 metri quadri? Grace porcellanato. Grace porcellanato? Ma seguitemi, vi illustro. Andiamo, andiamo. Ma silenzio, si sta allenando. È un momento importante per lo sport italiano. Lei è Ricci? Massimo della concentrazione. Unità! Questo è un momento importantissimo per lo sport italiano.
Azione. Certo, è risaputo che l'uomo Giovanni, fermo.